Gasperini DJ. DJ o giradischi? Allora diciamo DJ sicuramente. I giradischi si usavano un tempo, si possono utilizzare ancora adesso, però per questione di praticità usiamo il Mac e vari software appunto per il mixaggio. È meglio. In digitale diciamo sotto certi punti di vista è meglio. Il vinile però rimane sempre vinile, quello sicuramente. Lo usi ancora? A volte lo uso ancora, diciamo però più per passione mia, appunto sempre parlando di praticità, per andare a suonare in giro per i locali è meglio il digitale, meglio un semplice computer con dei semplici software per il mixaggio. Amiche, esistono ancora i dischi in vinile, si trovano? Si trovano, diciamo che appunto il file digitale costa sicuramente meno che un singolo in vinile, un 45 giri o un 33. Però allora, appunto per trovarsi il vinile si trova ancora, però è più pratico sempre il file digitale sicuramente. Quale sarà il tormentone dell'estate? Allora secondo me adesso attualmente ce ne sono diversi, da Mascheri di DJ Antoine a Takata. Sicuramente, come disse al tempo un mio grandissimo amico, andranno molto i ritmi latineggianti. Mi hanno detto che ballerai sul tavolo dopo. Guarda, te l'ho raccontata una bugia. Io scommetto che l'ha raccontata lei. Lei. Può essere. Dipende dalla musica. Come fate a ballare sul tavolino se non c'è il tavolino? Però c'è la panca, quindi potremo ballare sulla panca. Per ballare sui tavoli? No. Allora Giulio, sono tanti anni che 12. Avete 12 anni che avete il locale. Qual è il segreto del vostro successo? Il nostro è il divertimento. Io vengo qui alla Terra del Lupolo per un semplice motivo, perché mi piace bere, mi piace la musica di Michi Perini e mi piace il prodotto italiano, mi piace la gente di Udine quando ha gli occhi un po' più piccoli. I flag. Anche questa volta sei tornato al Martedì Italiano, anche se non possiamo vedere le altre, ma è un prodotto che è il quarto anno qui a Udine, il terzo in Tana, ancora meglio dell'anno scorso, contenti, bravi, perché come diceva prima Giulio è il divertimento alla base del successo nostro, credo, insomma, divertimento di tutto lo staff insieme a chi viene. L'estate sicuramente continuerà in un posto diverso che non è la Tana, andremo al ristorante Napoleone con il venerdì e il martedì invece estivo continuerà nel ristorante di Floro Flores al Borgo Sant'Andrea di Brazzacco. Questi sono i progetti per l'estate, lo staff è misto ma comunque la base è quella della Tana del Lupolo, secondo me il prodotto sarà uguale in un posto diverso. Quanto bevono? Poco, beviamo più noi. Noi eravamo dei professionisti, adesso sono... non rendono. Bevono tutti con moderazione anche per paura degli etilometri o perché proprio non si usa più bere? L'esponente degli etilometri qua. No, adesso c'è un po' di paura con questi etilometri, ma uno guida e quattro non bevono. Se si organizzano un po' meglio non c'è problema. Anche un appello a tutti quanti di non bere quando si guida. Va bene? Quindi no, non guidate, non andate in macchina con Patrick. No, l'importante è bere con testa, non guidare quando si è bevuto troppo. La mia esperienza racconta, questo è poco ma sicuro, e ci tengo a dire che qui alla Terra del Lupolo si attenti a tutti questi particolari, soprattutto non bevono i giovani. È una festa adulta in cui l'adulto ha la testa e sa se può guidare o meno. Il giovane. Ha 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 ha!